Era un fratello, ma era soprattutto un compagno di vita perché abbiamo trascorso tanto tempo assieme, soprattutto nel domandarci il futuro, non solo per noi, ma di questo paese. Non è vero che era straordinario, come dicono molti. No, lui praticamente aveva applicato i principi e li aveva sposati, li sentiva, i principi della Carta Costituzionale. Mi ha insegnato soprattutto la testardaggine di tornare a cercare la verità. Io, come segretario comunale, mi resi conto che Angelo aveva preso un percorso molto, ma molto complicato. È andato avanti per quella strada. Dopo 5 o 6 anni aveva non solo ripristinato il concetto di legalità nel comune, ma aveva creato la coscienza della cultura legale nel comune. Penso a Angelo Vassallo, primo cittadino di Pollica, ucciso brutalmente nel 2010. Il suo ricordo è un tributo a tutti i sindaci impegnati quotidianamente nella lotta contro la criminalità. La verità in questi anni è stata difficile cercarla e trovarla perché c'è una parte dello Stato che non ha voluto cercare la verità. Quel che resta è l'attesa, il tempo sospeso, la necessità dolorosa, impellente, di conoscere delle parole di verità, quelle definitive. È importante che sulla sua tomba venga scritto finalmente il nome di chi lo ha mandato a uccidere. Sulla pietra della sua tomba manca il nome di chi è stato.